Tema. Cosa fare quando lui sembra infastidito dalla nostra presenza? Allora, che tu sia uomo, che tu sia donna, devi per prima cosa salvaguardare la tua dignità. Quindi, se una persona è infastidita dalla tua presenza, una persona con la quale hai avuto una relazione, molte malgascione hanno questa cosa qua, hanno magari una storia con uno, poi vogliono a tutti i costi, vanno nei posti dove lui si trova, interagiscono con persone, questo è infastidito perché si sente braccato, si sente il fiato sul collo e ovviamente è ovvio che si è infastidito dalla tua presenza perché ti vuole togliere dei coglioni, perché non vuole più avere niente a che fare con te, gli spiace magari dirlo in modo diretto e preferirebbe, diciamo, che la cosa scemasse da sola, ma tu insisti, continui. E quindi poi arriverà un certo punto che ti dirà levati dai coglioni o comunque non mi fa piacere vederti. Ora, prima di arrivare a questo, devi sparire tu, perché è ovvio che, cioè, se tu vai in un posto, per dire, erano amici tuoi, tu continui ad andarci, cioè, eventualmente non ci va più lui, ma se tu ti presenti dove lui va di solito, dove ci sono le persone che conosce lui, e solo per farti vedere, beh, diventerà una presenza sgradita. È il bacio della morte e della seduzione, è il canto del cigno della seduzione. Anziché sedurre, farai esattamente il contrario, lo allontanerai. E in più, rendendoti come mendicante d'amore, accadrà anche un'altra cosa interessante, che la tua dignità piano piano diventerà sempre più ridotta. È evidente che perderai anche la dignità, perché come dire, la tua parte emotiva va a elemosinare, sembra una persona o che elemosina oppure che è ancora peggio, che cerca la forzatura, cerca di imporsi, cerca di esigere un'attenzione. Ora, l'unico modo per andare dove è anche presente lui è di andarci con un altro uomo. Un conto è se tu vai e ti presenti, che ne so, nel locale dove va sempre lui, ci vai con un altro uomo che magari ti corteggia, allora può avere un senso, ma andare lì da sola e elemosinare le attenzioni lo infastidirai soltanto. Quindi devi prendere le distanze da persone che non ti valorizzano come donna, ma anche come uomo, perché mutatis mutandis, ovviamente questo è. E prendere le distanze attraverso un no contact deciso, totale, integrale e frequentare altre persone. Poi, semmai devi ripresentarti in quei posti lì, ci andrai direttamente con un altro uomo e te ne sbatterai i maroni, ma non da sola a elemosinare che cosa? Elemosinare un po' d'amore per te. Bene, seguimi su Instagram e su TikTok.